Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Signore, ci ha radunati anche questa mattina per farci sperimentare il suo amore, per farci entrare nel suo amore come nella nostra casa, come nel nostro cuore, per essere immersi in Lui. Disponiamo il nostro cuore a questo incontro, per tutte le nostre distanze dall'amore, dalla carità, chiediamo perdono. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso». Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Ascoltando ancora una volta queste parole del Vangelo, può essere che subentri in noi un po' di fastidio. Al di là della simpatia per Gesù e per il suo insegnamento nel quale crediamo, ci crea un po' di sconcerto sentir parlare dell'amore come di un comandamento. La nostra sensibilità un po' romantica e la nostra insistenza sull'autenticità dei sentimenti si ribellano un po' all'idea che l'amore possa essere chiesto come una obbedienza a un comando, quasi un obbligo, quasi un dovere, anziché come una convinzione, come una spinta interiore. Così dovrebbe essere l'amore, non obbedire a una legge, a un comando. E ci stupisce che anche Gesù, il maestro della libertà e dell'interiorità,
insista nel darci l'amore come un comandamento. È scritto nella legge, ma Gesù lo ribadisce e sempre dice così: è un comandamento, anzi è il mio comandamento. E Gesù insiste fino alla fine della sua vita, ce lo lascia come un testamento, come un mandato, come un compito, perfino come una condizione per essere suoi amici. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, tra le ultime parole che Gesù dice prima della passione, dice: voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. E questo vi comando, che vi amiate. Forse la sorpresa e lo sconcerto nascono in noi da una dimenticanza. La dimenticanza tragica per noi uomini consiste nel non ricordare più che noi siamo fatti di amore. Siamo costruiti con l'amore. Veniamo dall'amore e l'amore, e con l'amore Dio ci ha intessuti fin dal primo istante della nostra esistenza. L'amore è iscritto in noi fin dall'origine della nostra vita, perché Dio è amore e noi siamo il frutto della sua immaginazione, del suo desiderio, della sua opera amorevole. Siamo impastati di amore, potremmo dire. E il sigillo che è impresso in noi è la somiglianza e l'immagine di Dio. È l'immagine e la somiglianza di Dio Trinità, di Dio che è amore. Questa sola è la chiave per comprendere il mistero della nostra vita. E per sciogliere quel groviglio confuso di desideri, di insoddisfazioni, di slanci e di delusione, di luce e di oscurità che noi troviamo dentro di noi, nel nostro corpo, nella nostra mente, nelle nostre intenzioni, nei nostri sentimenti, nelle nostre passioni. Sembra che tante cose siano sempre come aggrovigliate, ingarbugliate dentro di noi e ci siano delle contraddizioni continue, delle insoddisfazioni continue. Ecco, questa sola è la chiave. Noi siamo fatti d'amore e solo l'amore ci spiega e ci realizza. Se è così, allora il comandamento di Dio, il comando di amare, non è una legge a cui sforzarsi di obbedire e non è un dovere a cui piegare la nostra libertà, che invece dovrebbe andare da un'altra parte. Nemmeno è una forzatura di cui noi non siamo capaci, ma è il segreto della vita, il segreto della vita felice. Questa mattina nelle lodi abbiamo pregato un'antifona che dice: ama Dio con tutto il cuore, ama il fratello e avrai la vita. Comandandoci l'amore, semplicemente l'amore per Dio, per gli altri, per i fratelli, per i nemici, comandandoci l'amore Dio, il Signore Gesù, voce, verbo di Dio, ci spinge a essere noi stessi. Non ci dà un dovere, ci libera. Scioglie l'enigma della vita e della storia, la nostra vita, la nostra storia, di noi che siamo fatti d'amore. Per questo siamo qui, anche questa mattina. La nostra partecipazione all'Eucaristia è una immersione nell'amore. Quell'amore per cui Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito,
quell'amore per cui Gesù ha offerto se stesso, ha dato la vita. Prendete, mangiate il mio corpo, prendete, bevete il mio sangue. Non c'è amore più grande di questo, di chi dà la vita per i suoi amici, per i suoi fratelli. L'amore, disse San Paolo VI, l'amore ci può essere comandato, e non è un'ingiustizia, ci può essere comandato da Dio perché ci è già stato donato. Ce l'ha dato il Signore questo amore, noi lo riceviamo, per questo Lui ce lo può comandare, perché noi l'abbiamo ricevuto già da Lui. E noi siamo venuti, come ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia, anche questa domenica, anche questa mattina, siamo venuti ad ascoltare questo amore, a vederlo questo amore, a prenderlo, a mangiarlo, ad assimilarlo, perché diventi la nostra vita. Prendiamo l'amore, riceviamo l'amore, mangiamo l'amore perché sia la nostra vita. Non abbiamo altro compito che quello di amare Dio e il prossimo, per essere davvero vivi. Questo è il compito di ogni uomo, di ogni donna, amare per essere davvero vivi. Ama Dio con tutto il cuore, ama il prossimo e avrai la vita. In San Pietro, l'Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, una tappa del cammino sinodale che la Chiesa vive in questi anni. Questa Assemblea ha visto radunati vescovi di tutto il mondo, insieme con tutte le componenti del popolo di Dio, attorno al Papa. Si torneranno a radunare ancora l'anno prossimo, nel mese di ottobre. Intanto prosegue quel cammino che vuole coinvolgere tutto il popolo di Dio. Allora invochiamo la benedizione del Signore, non solo su noi che siamo qui e partecipiamo a questa liturgia, ma ci sentiamo in comunione con tutti i partecipanti al Sinodo, compresa Madre Maria Ignazia, con le intenzioni del Papa e con l'invocazione, lo Spirito Santo, perché guidi la Chiesa in questo tempo. Il Signore sia con voi. O Padre, molte volte in molti modi hai parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti. Non cessare di guidare la Chiesa nella fedeltà alla Tua parola e nel discernimento della Tua volontà. Amen. Nella pienezza dei tempi hai parlato nel Tuo Figlio per manifestare a tutti gli uomini e le donne le ricchezze della Tua grazia. Mantienici nella comunione con Lui e tra di noi. Nella Tua immensa bontà guarda all'intera assemblea sinodale, al processo sinodale della Chiesa, perché il Tuo Spirito Santo ci conduca a riconoscere i segni dei tempi e, aderendo in tutto alla Tua volontà, portiamo frutti abbondanti di unità per la vita della Chiesa e per l'annuncio del Vangelo. E su voi tutti che avete partecipato a questa celebrazione dell'Eucaristia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.